Nessuna arma, nessuna minaccia, nemmeno la frase da copione «questa è una rapina». Sono bastate le collane da donna calate sul viso a far capire ai dipendenti della Banca delle Marche di Via Piava d'Ancona che quei due signori entrati nell'istituto di credito a 12:30 non erano normali clienti. I due, vestiti con giubbotti scuri e jeans, in testa cappellini con visiera, hanno chiesto al personale di aprire le cassette con i soldi. Per arraffare il denaro, uno ha scavalcato il bancone della banca, mentre l'altro invitava in modo gentile i due bancari e i quattro clienti a entrare in una stanzetta. I ladri, gentiluomini, stando alla descrizione fornita agli agenti delle volanti della questura di Ancona, sarebbero due giovani tra i 25 e i 30 anni. Parlavano italiano, scimmiottando un accento del nord. Sono scappati con 5.000 euro e hanno fatto perdere le loro tracce, sgattaiolando tra la confusione di persone e bancarelle della fiera di San Ciriaco in corso nel vicino Viale della Vittoria. Sembra che nessuno abbia notato movimenti sospetti all'esterno dell'istituto di credito. La polizia al momento non può escludere che possano essere gli stessi rapinatori che nella mattinata hanno fatto irruzione in una filiale della Banca delle Marche in via Rossini a Senigallia. In questo caso, sempre in due, verso le 9:30, hanno fatto irruzione in banca ma armati di taglierino e sono riusciti a portar via circa 7.000 euro.